Ciao ragazzi, finalmente è arrivata la lettera. Non vedo l'ora di leggerla qui davanti a voi per stupirmi. Insomma, dobbiamo stupirci di questa cosa. Allora, al professore Beduschi Simone Eros, e fin qua, agli atti. Oggetto. Invito ad adempiere alle disposizioni di cui al decreto legge 26 novembre 2021, numero 172. La dirigente scolastica, visto il decreto legge 26 novembre 2021, numero 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021. Preso atto del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale della signoria vostra, accertato nelle modalità previste dalle normative vigenti, tramite piattaforma ministeriale e app verifica C19 rafforzata, invita la signoria vostra a produrre entro 5 giorni dalla presente A. la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, B. l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione, C. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione della presente, D. in sussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In difetto, seguirà atto di accertamento dell'inadempimento che comporta l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Si rammenta inoltre che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del personale scolastico in violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Genova, 21 dicembre 2021. Wow, ragazzi, cioè, no, veramente questa cosa qui è sconvolgente. Io non ci dormirò la notte adesso, non so più come fare. Cioè, boh, vorrò andare da uno psicologo, però non ce la posso fare. No, è troppo, È una cosa talmente sentita, una preoccupazione talmente grande che cosa posso fare dopo aver letto questa lettera? Cosa posso fare? Vediamo un po'. Idea. Estendiamo anche a tutto il personale scolastico. Quindi l'obbligo che era già vigente per alcune categorie viene.